È stato un incontro molto importante, per noi era fondamentale incontrare la gente. Noi come gruppo all'inizio della campagna elettorale nel 2014 abbiamo iniziato con i cittadini ed era fondamentale per noi finire con i cittadini, con i nostri concittadini che dovevano comprendere quantomeno quelle che erano le nostre volontà e la scelta che ci ha portato l'8 gennaio a dimetterci. Non avevamo nessuna volontà di far cambiare idea, ma avevamo fortemente bisogno di far comprendere quella che era stata la scelta che ha portato poi allo scioglimento del Consiglio Comunale. È un incontro veramente ricco di emozioni, perché vedere tanta gente in una sala gremita ci ha veramente ripagato di tutta quella che è stata anche la sofferenza nel decidere di abbandonare questa avventura di progetto, che purtroppo era fallita rispetto al progetto iniziale, ma la forza e l'applauso finale della gente veramente ci ha riempito di grande gioia. Era doveroso per noi del gruppo Si può fare 2.0 incontrare i cittadini. Abbiamo aspettato che si calmassero un po' le acque, qualcuno ci aveva chiesto di fare prima questo incontro, noi abbiamo aspettato comunque quello che abbiamo ritenuto opportuno. E è stato comunque positivo, perché noi volevamo dare comunque la nostra motivazione a quello che è successo e ci basta questo. Mentre altri pensano già a fare campagna elettorale, a fare interviste dove dicono di ricandidarsi, di progetti, di programmi, noi invece volevamo rincontrare i cittadini, essere vicini a loro, perché con loro siamo partiti e con loro abbiamo voluto terminare. Spero che questo incontro dia e faccia valutare bene quello che è successo ai cittadini. Noi non pensiamo di voler far cambiare idea a nessuno, però era giusto dare la nostra versione dei fatti, perché i cittadini devono sapere quello che è successo e adesso trarranno loro le conclusioni.